telefono, quello vecchio. Sì, sono io. Gabriele, Mercato Nero? Sì, chiama. Sì, ciao, sono Gabriele. Sì. Mi scusi, posso. E allora, posso parlare, minchia! Mi scusi, mi perdoni, mi perdoni, mi perdoni! Sì, mi chiamavo per la vendita di quel rene, un polmone, un pezzo di milza. Sì. No, no, non ho problemi. Entro oggi perché devo fare la spesa. Sì, oggi vorrei cucinare un po' di astice qui a Londra. So che fa schifo, è anche congelato, però. Ah, sì, astice e gamberi. Sì, lo so che in questo periodo molti stanno vendendo i loro organi per comprare queste cose. Quindi ci vediamo fra mezz'ora a casa mia. Indirizzo sempre quello, Putney Bridge. Sì, ok. Quindi un polmone, un rene e metà milza, ok? Sì, la ringrazio. Il suo nome non è Black. Dark Black. Ok. Ci vediamo dopo. No, ragazzi, no. Era mia mamma. E la stavo chiamando per cose di non stavo vendendo i miei organi. No, stavo semplicemente. Io sono una persona che lavora e ha i soldi per comprare la roba, il pesce. Non voglio comprare, cioè, non voglio vendere i miei organi. No, e vi state sbagliando a pensare. Dobbiamo annullare! Ok. No! Sempre mia mamma. Era uno scherzo, sì. Sì, era una scherza, sì. Certo. Raga, ammirate la qualità di Londra, la qualità mentre fai la spesa. La qualità. Guardate la qualità, che spettacolo. Per dimostrarvi la freschezza del pesce qui a Londra, freschissima. Il mio amico italiano che conferma fresco il pesce, no? È fresco. Allora ragazzi, quest'oggi la ricetta è una ricetta veramente un babà. Murray Love Tart. E le vongole, non so se le ho prese. Fresh clam. Le clam. Clam, clam, infatti dice. Lasciamo stare sto fresh, famoso virgolette. Comunque l'abbigliamento, ho messo una maglietta Levi's. Pantalone alla moda squartato, come vedete. E ciabattina tattica, vedete, di Call of Duty. Abbigliamento adatto, un pranzo da re. Mi raccomando, io non ho detto niente, però il mercato nero offre tanti vantaggi. Cominciamo. Per il video di oggi ci servirà del sale, olio extravergine d'oliva, linguine, salsa di pomodoro. Io ho preso un astice perché sono povero, mi ricordo la mia povertà. Tre vongole che a quanto vedo potrebbe essere anche vive, incredibile. Free fresh tomato. Tre pomodori freschi. Loro devo dire però free fresh tomato. The fresh oil, the passata de tomato and the linguine made in fried rice. The fried rice 20 pence. Piccola chicca. Cucinare meglio l'astice. Io consiglio di farla a metà. Ovviamente non ho fatto una data perfetta, però metto tutto quanto lo stesso e poi lo vedo. Una volta che l'olio si sarà scaldato, poggiamo la nostra astice e insieme ci mettiamo le vongole. Chiudiamo e aspettiamo che si cuociano un pochino. Come vedete il nostro pesce si sta cucinando, le nostre vongole si stanno aprendo, lo giriamo così. E comincerei anche a mettere il vino bianco, che come un deficiente ho dimenticato di dirvi. Il vino bianco, eccola, lei è caduta cazzo. Il vino bianco, raga, il vino bianco, ho dimenticato di metterlo all'inizio. Il vino bianco, sono un deficiente, così.
Mettiamoci un po' di vino bianco. Ok, come vedete il vino si è lavorato quasi completamente. Aggiungiamo i nostri pomodorini e un pochino di passata di pomodoro. E poi ci metto un pizzico, poco di sale per dare sapore. E tiriamo il nostro pasticcione. Poi aggiungiamo un quarto di bicchiere, un terzo di bicchiere d'acqua. Il nostro piatto, la nostra pasta si è, come dire, asciugata, vedete? E ora è pronta per l'impiattamento finale. Buonissimo! Oh my god! Oh my... questo è porno, questo lo metto su YouTube. Mamma. Come vedete, ho incettato la salsiccia delle nostre vongole. Poi ci ho aggiunto un pochino di pepe nero per abbellire il piatto, per dare un altro po' di sapore. Quindi procediamo con l'assaggio. Mamma mia, troppo buono, questo posto ragazzi, ma veramente tanto buono. Poi ci metterei 5 piatti, ci metterei veramente troppo buono. Spero che il video vi sia piaciuto, ringrazio per avermi seguito, condividete con gli amici, mi piace, come volete. Chiudiamo la prossima puntata, beh, ragazzi, un abbraccio, ciao belli.